Quantità o qualità quando si fanno i video su YouTube? Ci sono queste due grandi scuole, c'è chi dice di pubblicare tantissimo o chi dice di pubblicare benissimo, cioè fare i video fatti bene, con molta qualità. In questo video analizziamo ciascuna delle due strategie e vediamo cosa riusciamo a portarci a casa dell'una e cosa riusciamo a portarci a casa dell'altra. Partiamo con la quantità. Che cos'è la quantità? Con questa si definisce semplicemente il numero di video che carichiamo su YouTube in un determinato arco di tempo, ad esempio in una settimana. Un canale che carica un'elevata quantità di video potrebbe essere un canale che carica 4-5 video a settimana o addirittura un video al giorno, se non addirittura di più. Questo vuol dire che la frequenza di caricamento è elevata e quindi YouTube ha tantissimi video tuoi da mostrare alle persone che stanno cercando contenuti dei quali tu ti occupi nel tuo canale. Perché questa è una delle strategie che viene consigliata di più? Perché quando YouTube ha più video tuoi da mostrare alle persone, c'è una maggiore probabilità che venga scelto uno dei tuoi video, non quello magari di un altro canale, e venga messo davanti alle persone, quindi nella home oppure nei video laterali, nei video consigliati. Questo fa sì che ci sia una maggiore probabilità che delle persone interessate in quella nicchia trovino i tuoi video e quindi si interessino alla tua persona o al tuo canale, al tuo argomento. E questo ti dà un maggior numero di possibilità di crescita rispetto a pubblicare un video al mese. Immaginiamo che YouTube, ad esempio, mostri inizialmente, siccome non hai molto seguito il tuo video, a 10 persone. Se tu pubblichi un video, l'anteprima verrà mostrata a 10 persone, se ne pubblichi 10 verrà mostrato a 100 persone e così via. In questo caso quindi quantità, maggior numero di video, maggior possibilità di crescita. Per contro, dall'altro lato c'è la qualità. La qualità che cos'è? È difficile descrivere la qualità perché per qualcuno può essere avere delle belle luci, avere un ottimo audio, un'ottima telecamera, per qualcun altro invece vuol dire scrivere bene i video. Fare delle belle transizioni può significare avere, che ne so, degli oggetti costosi da portare nei video, avere una bella location, avere delle persone importanti. Ci sono diversi fattori che contribuiscono alla qualità. E perché questa è importante? Beh, se pensate, anche se pubblicate 10 video al giorno, però in questi video sono rumorosi, nel senso che non c'è una bella luce. Avete il microfono che è veramente pessimo, si sente grattare, l'audio non è aggiustato bene. E in più magari non siete proprio il massimo dell'intrattenimento, allora le persone dopo 2 secondi che vedono il vostro video passa subito loro la voglia di guardarlo. Dal punto di vista di YouTube, un video che viene aperto per 2 secondi e poi non viene più guardato è un video di scarsa qualità che non dà interesse nelle persone. Ricordate che l'interesse di YouTube è tenere l'utente attaccato allo schermo più tempo possibile, quindi conta tantissimo la cosiddetta retention in inglese, cioè quanto tempo le persone rimangono a guardare il vostro video. Quindi se avete un numero elevato di video, vengono mostrati tante persone, ma tutte queste persone lo aprono ed escono dopo 2 secondi, il vostro video non viene più mostrato in giro, che ne pubblichiate uno a settimana o uno al giorno. La qualità, alla fine, è tutto ciò che permette alle persone che guardano il vostro video di rimanere lì davanti allo schermo il più tempo possibile. Inoltre, video di qualità possono portare alla fidelizzazione del pubblico di chi vi guarda, perché se avete uno studio di qualità con delle belle luci, un bel arredo e magari lo riproponete spesso, le persone si sentiranno come un po' a casa e guarderanno di più i vostri video e quindi acquisteranno una certa familiarità con voi, e questo porterà il vostro canale ad essere guardato più e più volte perché si sentiranno in un luogo confortevole che già conoscono. Quindi sicuramente la qualità aiuta moltissimo la fidelizzazione, a far sì che le persone tornino indietro a guardare i vostri video perché si aspettano di trovare qualcosa di qualità. Fate attenzione però, perché sacrificare la quantità per la qualità è uno degli errori più grandi che le persone possono fare, perché si vuole sempre, all'inizio in particolare, sono stato vittima anch'io come tante altre persone, cerchiamo di sacrificare la quantità per la qualità. Voglio fare un solo video ma lo voglio fare benissimo. Qual è il punto? Nessuno vi conosce all'inizio, quindi anche se fate un video super bello e viene mostrato a 10 persone, lo vedono quelle 10 persone e poi basta. Video molto bello per carità, però il vostro tempo, l'investimento che fate, il risultato che ottenete non è comparabile con magari registrare un video di qualità leggermente inferiore, però farne di più. Quindi bisogna trovare il giusto compromesso in fin dei conti. Vi posso portare l'esempio di due youtuber famosissimi, se masticate un po' di inglese ne avrete sicuramente visto qualcuno nella vostra home. C'è Casey Neistat, che è diventato il vlogger penso più famoso di tutto YouTube, e Casey ogni giorno faceva un vlog con un argomento diverso, ma semplicemente faceva vlog, ma il suo punto di forza era fare vlog di qualità. Quindi con macchinette molto belle, gli obiettivi molto belli, riprese fantastiche, però lui ha puntato sempre sulla quantità, sulla frequenza. Un video al giorno per tantissimo tempo, mi pare diverse centinaia di giorni. E comunque mantiene una schedulazione abbastanza intensa. E questo l'ha portato ad avere decine di milioni di iscritti. Dall'altra parte c'è Mark Rober, lui invece è un ex ingegnere che ha lavorato per la NASA. E i suoi video sono molto meno frequenti, parliamo di circa un video al mese. Però la qualità è elevatissima. Nei suoi video fa dei progetti dove crea ad esempio le trappole, le glitter bomb, dove crea dei pacchi, mette davanti alle
case come se fossero consegnati, e le persone che passano di lì e vogliono rubare si ritrovano a casa una bomba fatta di glitter, in sostanza, che sporca tutta la casa e emette degli spray con cattivo odore, diciamo. E i suoi video sono ben fatti, ha veramente un'ottima qualità dalla progettazione sia del video ma anche proprio la progettazione del contenuto. Fa dei veri e propri progetti, fa delle macchine uniche. I suoi video sono molto interessanti, pubblicandone seppur uno al mese fa un numero di visualizzazioni incredibile, astronomico, e inoltre guadagna anche bene. Quindi ci sono questi due aspetti esattamente contrapposti. Per il vostro canale cosa serve? Il mio consiglio è quello di, se siete all'inizio, puntate moltissimo sulla quantità. Assicuratevi che le basi della qualità ci siano e siano sufficienti, come ad esempio registrare dei video a luce del sole se non avete una luce che vi illumini, magari usare il microfono delle cuffiette se non avete un microfono esterno, giusto coprire le necessità basilari per avere un video di qualità accettabile. E puntate sulla frequenza, almeno 2 video a settimana, meglio sarebbe 3. Così intanto cominciate a spargervi, a farvi vedere dalle persone che sono interessate all'argomento di cui parlate. YouTube comincia anche a capire qual è la nicchia di cui vi interessate, quindi gli argomenti che parlate, che siano macchine, orologi, calcio, qualsiasi cosa. E così YouTube riesce a dire che questo canale si occupa di queste materie, cerca in tutti i suoi iscritti le persone che guardano queste materie, sono interessate, e fornisce loro un po' alla volta i vostri video. Ed è così che comincerete lentamente ad acquisire iscritti. Quando YouTube imparerà a riconoscere benissimo le persone che sono interessati ai vostri video, magari parlate di più argomenti, quindi parlate di palestra, di fitness, di benessere, YouTube imparerà a riconoscere questi temi nei vostri video e mandarli a tutte le persone che sono interessate contemporaneamente a questi temi. Quindi una volta che YouTube impara a conoscervi, avrete sicuramente un grande seguito. Quindi all'inizio tanti video per farvi conoscere, ma non trascurate la qualità. Vi posso portare una piccola esperienza che ho già raccontato. Nel mio primo video ho avuto molta paura a parlare alla telecamera, sono rimasto pietrificato credo 1 ora e mezza, 2, perché stavo pensando: oh mio Dio, adesso non farò il video perfetto, voglio parlare in un certo modo, voglio dire le cose in un certo modo. Invece il vostro primo video sarà fatto di non so, di tagli, di incertezze, però dovete farlo e non dovete pensare deve essere super, perché anche se fate un video super riceverete al massimo 5 visualizzazioni, ma è normale, alla fine questo è un gioco di lungo periodo, questa è una maratona e vince chi rimane più a lungo. Ragazzi, fatemi sapere con i vostri canali se avete adottato un approccio più di qualità o più di quantità, e fatemi sapere anche quali sono i risultati che avete ottenuto o magari le vostre difficoltà più grandi. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!